In alto si fermano praticamente tutte, allora la conseguenza della giornata nel girone F di Serie D è Gattopardesca, ovvero il Pineto comanda ancora saldamente e il vantaggio su chi insegue o prova a farlo rimane praticamente lo stesso, perché la capolista incappa nella seconda sconfitta stagionale e sempre contro la stessa squadra, il Fano, ormai bestia nera della banda Maolo, che quantomeno avrà la fortuna di non trovare più i Granata sulla propria strada da qui alla fine della stagione. Un successo quello dei marchigiani nel segno della N. Nappello e Niang sono gli autori delle marcature una per tempo che condannano il Pineto allo stop. Pesano le assenze, è vero, quella a centrocampo di Losicco pare in un simile frangente la più pesante. Il prossimo turno, niente affatto facile in casa del Matese, serve a ripartire dopo una sconfitta comunque fisiologica e conservare il vantaggio ampio su una Vigor Senigallia che non approfitta del passo falso della prima e cade a Chieti, con i neroverdi che sembrano finalmente aver trovato la quadra definitiva. L'1-0 firmato Spinelli nella ripresa consegna alla formazione di Chianese una posizione in graduatoria che, benché ancora lontani dal traguardo, permette di guardare con assoluta fiducia al futuro. Secondo successo di fila tra le muramiche dopo quello col Fano prima della fine del 2022 e in mezzo la prima del nuovo anno col pareggio esterno a Vasto Girardi, fanno 7 punti su 9 nelle ultime 3 e non è affatto un dettaglio. Domenica con la San Benedettese al Rivera delle Palme senza lo squalificato Cesario, l'opportunità di approfittare una situazione, quella rossoblu, drammatica dopo le dimissioni di Alfonsi e Visi. Il primo ha tenuto il punto dopo che la società le aveva respinte, mentre al secondo è stato chiesto di rimanere in attesa di scegliere il sostituto sulla panchina. Visi rimarrà quindi nello staff tecnico rossoblu in qualità di preparatore dei portieri non appena verrà nominato il nuovo allenatore. Anche in trasferta invece le cose per l'Avezzano non vanno in questo inizio di 2023. La doppietta di Tencoranga a Monte Giorgio con i marchigiani ridotti anche in 10 per il rosso ad Edoardo Monza stende i biancoverdi che, in attesa di novità relative ad ingresso in società che potrebbero portare ad un rafforzamento della compagine, salutano il direttore sportivo Enzo Agliano. Rescissione consensuale per motivi personali, il dirigente dunque ha deciso di restare vicino alla sua famiglia, lasciando la causa dell'Avezzano, che però sta perdendo terreno importante in classifica. È evidente che la trasferta, la seconda consecutiva sul campo di gioco del Roma City, deve portare una riscossa, pena la possibilità che il fronte che si può aprire con una graduatoria molto compressa nella zona mediana è quello della parte bassa, zona dalla quale sta cercando di tirarsi via il prima possibile una Vastese che conquista un punto pesantissimo sul terreno di gioco del Trastevere, ma soprattutto sembra aver ritrovato fiducia nella rincorsa verso un torneo di maggiore serenità. Il sigillo in biancorosso di De Cerchio è comunque una buona notizia, così come quella dell'arrivo nel reparto avanzato di Giovanni Chieremateng, da ieri ufficiale. Per la punta 32enne, ultima esperienza a Giuliano e adesso la nuova avventura a Vasto con i biancorossi, che hanno visto finalmente portati a compimento i lavori di adeguamento ritenuti necessari allo stadio Aragona per il nulla osta alla riapertura al pubblico dell'impianto sportivo, anche se per il match contro il Porto d'Ascoli potrebbe non esserci ancora l'ok per disputare il match possibile il ritorno ad Agnone. A questo punto si attende da parte del comune la convocazione della commissione di vigilanza, che dovrà verificare l'adeguamento e concedere il via libera all'ordinanza di riapertura dello stadio, con l'opportunità di rivedere i tifosi sugli spalti. L'1-1 di domenica non risolve definitivamente le cose, ma è un'iniezione di fiducia che permette a Lucarelli di continuare un lavoro che passa anche da qualche altro innesto in arrivo, specie nella zona mediana del terreno di gioco. Esce col morale a terra e con 3 reti sul groppone il Notaresco, sconfitto nettamente dal Vasto Girardi tra le mura amiche e incapace di reagire all'1-2 ferale dei molisani. Il Tris, dopo 27 minuti, è indice di un approccio buono in fase offensiva, assolutamente censurabile in quella difensiva, posto che proprio in casa andrebbero messi via punti preziosi nella rincorsa sempre più complessa alla permanenza. Le occasioni il Notaresco le ha create, è vero, molte le ha anche sciupate, e nei primi 2 incontri del girone di ritorno è ancora a secco alla casella gol realizzati, spia di una difficoltà cronica di trovare la via della rete, che però è l'unica che può condurre ad una risalita in graduatoria. Certo che la visita a Senigallia di domenica prossima è tutto fuorché morbida, ma le chance cominciano ad essere sempre meno e ci vorrebbe una sterzata decisa per provare una rimonta complicata a dir poco.